Per essere qui con noi, sia chi è lontano e ci segue con la Zoom, sia i presenti qui in sala. Siamo a EIMA International, nella sezione EIMA Energy, ospiti di Federunacoma e di Itabia, l'Associazione Italiana delle Biomasse, che per Federunacoma organizza questa sessione di convegni. Questo è il nostro ultimo convegno, ne abbiamo fatti tanti a partire da mercoledì scorso. Questa è una sala molto bella, vedrete ogni tanto, tra l'altro, volare, c'è un uccellino che ha sbagliato questa sala e lo vediamo volare alle nostre spalle. Sono Sofia Mannelli, sono presidente dell'Associazione Nazionale della Chimica Verde Bionet, che ogni anno organizza sull'isola di Capraia, in provincia di Livorno, il Capraia Smart Island. Poi spiegherò dettagliatamente che cos'è il modello di economia circolare che abbiamo ideato per Capraia, che va avanti ormai dal 2017. Capraia, per chi non la conosce, è la perla del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, è all'interno del santuario Pegalos, cioè del santuario dei Pelagi, che va dalla Francia fino diciamo, a metà del Mar, a un terzo del Mar Tirreno. È un posto da fine del mondo e ha una serie di caratteristiche come parco nazionale, come isola, come lontananza dal continente. Sono 3 ore di nave, siamo vicinissimi alla Corsica, ma siamo lontani da tutto il resto. Delle caratteristiche tali che ci hanno permesso di poter costruire questo modello di sviluppo sulla bioeconomia circolare. Quindi, ringraziando tutti, ringrazio però per prima persona la sindaca di Capraia, Marida Bessi, che adesso eccola. Ciao Marida, Buongiorno a tutti. che ci fa dei saluti ufficiali da parte della nostra pubblica amministrazione. Marida è anche presidente della provincia di Livorno. Grazie Marida, a te la parola. Sì, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio per essere stata invitata e chiaramente un grazie particolare agli organizzatori e a Sofia Mannelli, che è la nostra più grande ambasciatrice di questa idea di Capraia Smart. Convinta perché in effetti l'isola le merita. Noi abbiamo puntato, diciamo, tutto dalla scelta in primis del parco ai tempi. Siamo stati la prima isola a proporre proprio nell'arcipelago una realtà di parco, poi è diventato nazionale, felicissimi. E su questa scia abbiamo fatto tutte le relative conseguenti scelte. E questa scommessa dell'agricoltura è una delle sicuramente più sfidanti. I nostri agricoltori, che sono eroici, ma doppiamente, perché chiaramente operano in un'isola, e perciò questo, specialmente per la nostra, che la ricordo sempre un'isola d'altura, perché noi siamo più vicini alla Corsica che alla Toscana, questo complica molto più le cose. Di fatto, comunque, abbiamo iniziato questo meraviglioso progetto di rimessa in opera di questo patrimonio di terrazzamenti meraviglioso, e su questo abbiamo costruito sia uno strumento come il piano di paesaggio, che è uno strumento nuovo proprio nella zona del carcere dove questa attività si è concentrata, un carcere che c'è stato per 100 anni, e nel riuso di questo patrimonio anche edilizio, che avrà finalità legate proprio anche all'attività agricola, abbiamo fatto un piano di paesaggio che prevede non solo il recupero dell'edificio, ma anche proprio di quello che sta tutto intorno. Sono strumenti innovativi, appunto, sia per quanto riguarda i terrazzamenti che per quanto riguarda la viabilità e le opere idrauliche. A questo abbiamo portato in Consiglio Comunale proprio prima dell'estate la candidatura a distretto biologico, perché la nostra fortuna è che gli agricoltori fanno tutta agricoltura biologica, e questo chiaramente ci può solo dare conforto proprio nel progetto iniziale di parco e di un'isola sostenibile.
come dico sempre, sono strumenti, sono idee più che altro che vanno aiutate con strumenti poi operativi. Il parco ora tramite il Ministero dell'Ambiente ha dato sta facendo uno studio sui terrazzamenti, un censimento a cui poi si spera seguiranno anche delle risorse, perché questo patrimonio non può essere affidato solo agli agricoltori, perché appunto è vero che sono eroici, ma ecco. Perciò se vogliamo tutelare questo bellissimo paesaggio, noi abbiamo scoperto a Capraia un centinaio di palmenti, il che ci fa immaginare che l'isola, palmenti che sono queste strutture nella roccia dove si faceva il vino, ci fa immaginare che Capraia era una cantina sociale in mezzo al mare, dove probabilmente imbarcazioni si fermavano e facevano rifornimento di vino. Questa idea noi la stiamo portando avanti. Ecco. Io comunque vi ringrazio. Vi auguro chiaramente una buona, ora io rimarrò perché voglio sentire anche la realtà dell'amico Carlo Mazzerbe di Gorgona e le vostre, e spero di trovarvi poi tutti alla prossima edizione di Capraia Smart. Grazie. Grazie a te Marida, grazie. E infatti siamo qui proprio per, e siamo qui in presenza con Alice Bollani, proprietaria dell'azienda biologica vitivinicola La Piana, con Carlo Mazzerbo, ufficialmente direttore del carcere di Livorno, ma in questo caso ha accettato il nostro invito come direttore del carcere di Gorgona, l'ultima isola rimasta, la prima tra l'altro, e l'ultima isola rimasta ancora colonia penale, dove si sviluppa un'agricoltura di grande qualità. E poi il dottor Mazzerbo ci racconterà le tante attività che vengono svolte per il recupero delle persone e dell'isola, ed è qui l'agricoltura eroica si sposa con gli eroi sociali, in questo caso ovviamente il dottor Mazzerbo, e il recupero di situazioni di difficoltà. E abbiamo invece a distanza Sara Guerini di Novamont, che ci parlerà delle opportunità che Novamont, la più importante società italiana per bioplastiche e biocompositi e tante altre realtà, tanti altri prodotti che si possono utilizzare e si dovrebbero utilizzare per una maggior sostenibilità in agricoltura, ma non solo, sono gli inventori del bioshopper per quanto riguarda l'Italia. E infine Sebastiano Venneri, infine solo perché chiude ovviamente, non per altro, Lega Ambiente Nazionale, grazie anche a Sebastiano di essere qui. Sebastiano è il responsabile di tutte quelle che sono le operazioni legate al mare per Lega Ambiente, ma anche ecoturismo, e ci parlerà di alcune realtà eroiche di altre isole. Allora, perché siamo qua? Capraia, chiedo le mie slide per favore e cerco di portarle avanti con non poche difficoltà, almeno se siamo nei giorni scorsi. Qui abbiamo un roll up che ci descrive un po' il modello di Capraia, quindi l'idea è costruire con un confine definito. Quando si va a avere progetti, dei progetti, non c'è più, però arriveranno, quando si cerca di costruire dei modelli di sostenibilità, chi lavora per questo, a cui noi chiediamo, gli esperti a cui chiediamo sempre di lavorare per noi, è: mi dai i confini del sistema? I confini del sistema sono il punto di riferimento per vedere tutto quello che entra e che esce dal sistema e capirne la sostenibilità. Capraia è facilissimo perché è un'isola, perché è circondata dal mare, perché è lontanissima dal mondo, e quindi poter definire quali sono tutte i flussi in entrata e i flussi in uscita è per gli esperti di sostenibilità e i modellisti più facile. E noi lavoriamo sulla bioeconomia, sulla bioeconomia dei bioprodotti, sui materiali, gli imballaggi biodegradabili e compostabili, sulla mobilità sostenibile, sull'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, il recupero delle acque, del sistema irriguo. Quindi tutti i sistemi devono entrare in un sistema più grande. Prima due parole sulla nostra associazione, della quale io sono presidente. CVB, Chimica Verde Bionet, nasce nel 2006, quindi
diciamo, siamo un po' antesignani di quella che è la bioeconomia circolare sui territori, nasce proprio per svolgere, sviluppare, valorizzare, promuovere ricerca e sperimentazione per l'applicazione di materie prime vegetali nei circuiti produttivi. Cosa vuol dire? Vuol dire cercare di togliere materie fossili e di sviluppare le sostanze che normalmente si utilizzano di tipo fossile, usare sostanze vegetali degradabili, quindi la sostituzione materiale di sintesi con materie prime vegetali. Solo per spiegarvi la complessità dell'associazione, siamo divisi in filiere, gestite da un comitato scientifico che ha come presidente Luca Lazzeri, ricercatore del CREA Colture Industriali di Bologna, che ora ha un nuovo nome, perderò sempre come tutti gli enti scientifici nazionali cambiano spesso nome, ma Luca Lazzeri è la persona che ha per primo 20 anni fa cominciato a costruire brevetti, ad avere brevetti che sono brevetti del CREA sulle molecole attive, quindi ha sempre individuato delle piante che combattevano da sole infestazioni piuttosto che altre malattie, ha detto perché riescono a farcela da sole, e il risultato è andiamo a estrarre le molecole cosiddette attive, a concentrarle, a utilizzare queste per l'agricoltura in maniera che si abbatte la difficoltà poi a essere degradate nel sistema. Quindi Luca Lazzeri rimane il primo presidente di Chimica Verde, il grande presidente della fondazione e adesso il presidente del comitato scientifico. Ma per spiegare quanto la Chimica Verde può lavorare, noi ci occupiamo di bioenergie, di biolubrificanti, senza stare a descriverle che sono tutti sistemi abbastanza complessi, bioplastiche e biocompositi, detergenze e cosmesi, nutraceutiche, fibre e coloranti, ittica, e poi vedremo sull'ittica, mi fermerò un secondo, mezzi tecnici in agricoltura, beni culturali, pensate a tutte le malattie dal lavoro che possono avere i restauratori con i solventi, a tutti i danni che sono stati fatti involontariamente sulle grandi opere, involontariamente sulle opere d'arte nel tempo, utilizzando dei prodotti che poi in realtà allora erano i migliori, ma poi si sono rivelati magari tossici per le opere d'arte, non solo per i restauratori. La sostenibilità, il marchio, ci sono, diciamo, delle filiere poi trasversali, design e packaging, e le politiche e la normativa. Quindi è un'associazione, anche lei, con una certa complessità. Quindi perché Capraia? L'ho detto, siamo lontani. C'è un altro motivo, io sono capraiese e sono fiera di essere capraiese, è una scelta, in realtà la mia origine è diversa, ma ho avuto la fortuna di poter stare su quell'isola da quando avevo 3 anni, poi ho scelto di essere residente, quindi io ovviamente sono molti più di 50 anni che io giro per Capraia, la amo, l'apprezzo, e l'idea è stata mettere a disposizione di quest'isola tutte le conoscenze dell'associazione che presiedo, ovviamente in accordo col comitato direttivo, per poter dire abbiamo fatto tanto in tanti anni, troviamo un posto dove applicarle. Ecco Capraia, insieme al Kyoto Club, al CNR, l'Istituto sull'inquinamento ambientale del CNR, a Itabia che è qui presente e che ringrazio con vicepresidente e presidente nell'ordine Matteo Monni e Vito Pignatelli, e ASA che ci ha aiutato nel tempo, l'ASA è la società che gestisce tutto il sistema idrico e fognario. E il progetto fin dal 2017 ha cominciato a muoversi, esistevano già le Smart Island, non ci siamo inventati niente, proprio il CNR, l'Istituto sull'inquinamento ambientale del CNR, con Francesco Petracchini che adesso è il direttore, gestiva già, diciamo, promuoveva già il concetto di Smart Island, ma la Smart Island loro era efficienza energetica, energia rinnovabile, rifiuti, mobilità, e noi abbiamo detto, noi intanto lavoriamo principalmente sull'agricoltura, abbiamo detto non ci basta, noi vogliamo di più, quindi noi vogliamo lavorare anche sull'agricoltura, vogliamo andare sul ciclo dell'acqua, sulla pesca, su tutto quello, sul turismo sostenibile, sul porto, Capraia è un punto di passaggio come porto verso la Corsica,
importante, per cui abbiamo detto vogliamo lavorare di più. E perché Capraia? Ovviamente non perché è l'isola dove io sono cresciuta, dove sono residente, ma perché Capraia è la perla dell'arcipelago toscano e tra l'altro l'arcipelago è da pochissimo tempo, da pochi mesi è entrato nella green list della UNCN, l'International Union for the Conservation of Nature, il massimo organismo mondiale di questo settore, che ha in questo momento nella propria lista solo 16 parchi nazionali mondiali e in Italia sono solo 3. L'arcipelago toscano c'è entrato ed è un grande onore e ovviamente è dovuto al fatto che c'è anche una dirigenza nel parco che lavora molto bene. E quindi la nostra idea è possiamo fare molto di più. E questo sono i Capraia Smart Island. Che succede? 2017, il primo nucleo di ricercatori, curiosi, esperti del settore. Ci si riunisce per 3 giorni di dibattiti, convegni su convegni, ma anche la capacità di stare insieme su materie diverse, scienze diverse, tecnologie diverse, sotto un unico ombrello, quello dell'aumento della sostenibilità nel territorio. Quindi questo è il 2017, il 2018... Il 2019 è stato sicuramente uno dei maggiori, perché poi via via ha acquisito importanza. I risultati ci sono stati non solo per Capraia, per essere conosciuta, per far partire dei progetti, ma perché realtà scientifiche diverse hanno capito che in realtà si poteva collaborare, non l'avevano mai pensato. Stare 3 giorni in un luogo piccolo, d'una bellezza sconcertante, e dialogare, vedersi a cena, vedersi a pranzo, partono delle idee che nemmeno noi organizzatori, nelle massime aspettative, avremmo potuto avere. Il 2020 ovviamente è finito in streaming, ci siamo dedicati alla filiera ittica, ci dovevamo dedicare alla filiera ittica e l'abbiamo fatto in streaming, comunque con un buon successo, anche se lo streaming è tristemente noto, ovviamente per problemi ben più grossi del non poter andare a Capraia, e l'abbiamo ripetuto, filiera ittica sostenibile, nel 2021. Questo siamo il gruppo di lavoro del settembre 2021, esattamente in questi giorni di un mese fa eravamo tutti a Capraia, più di 70 persone, eccolo qua, 23-25 settembre, e abbiamo deciso di farlo ibrido, ormai molte persone hanno parlato a distanza. Questi sono i risultati, non so se tutti riescono a leggerlo, ma le visualizzazioni delle 4 eventi nei 3 giorni hanno portato a oltre 76.000 persone che ci hanno, anche magari se per pochi momenti, ma ci hanno ascoltato. E più di 70 persone presenti sull'isola, nonostante tutto il distanziamento, tutte le complessità, tutti ovviamente controllati, del termometro all'ingresso, diciamo che per noi della Lega Coppa Agroalimentare, che ha collaborato e finanziato l'iniziativa, e per noi ideatori e organizzatori è stato un evento complesso da organizzare, ci abbiamo messo quasi un anno. E oltretutto abbiamo realizzato, chiedo ad Alice se me lo presta un secondo, questo documento di cui sono molto fiera, non so se si vede anche per chi ci vede da lontano, che è l'Atlante, il primo Atlante, grazie Alice, Atlante delle buone pratiche per la filiera ittica, acquacultura e pesca, il primo Atlante nazionale che ci ha portato anche questo tanto lavoro, ma un Atlante georeferenziato di quello che è la filiera ittica, perché è un mondo poco conosciuto, chiuso un po' in se stesso, e quindi abbiamo cercato di volare un po' più in alto e dire guardate, è un mondo incredibile, con innovazioni, con tanto più in Italia una sostenibilità in acquacultura ma anche nella pesca, con nonostante la grande difficoltà della diminuzione degli stock ittici, su quali si conosce poco, e in realtà l'Italia come sempre è tra i leader del mondo in questo settore, quindi facciamolo conoscere. Ed ecco la nascita del primo Atlante. Siamo qui per parlare del 2022. Cosa vogliamo fare nel 2022? Vogliamo tornare all'agricoltura. Ecco perché dei nostri ospiti, anche il PNRR,
ci racconta, così come l'Unione Europea precedentemente, che le isole minori sono un laboratorio a cielo aperto, sono un volano per la transizione ecologica. Quindi sono quello esattamente su cui noi abbiamo lavorato a partire dal 2016 per l'evento 2017. Protezione e valorizzazione delle bellezze naturali, ricorso alle fonti rinnovabili di energia, la gestione delle risorse idriche, un maggior sviluppo dell'agricoltura estrema o agricoltura eroica. Parlando di energia, una parte che ho dimenticato è che Capraia è l'unico comune italiano ad avere una produzione interna di energia 100% rinnovabile. Cosa vuol dire? Capraia è un'isola minore non interconnessa con la rete nazionale, quindi si fa l'energia e se la consuma, non siamo connessi col continente, e siamo gli unici in Italia ad avere una centrale 100% rinnovabile, perché è biodiesel. Possiamo dire che la sostenibilità può migliorare e stiamo lavorando su quello. Stiamo cercando di costruire la prima comunità energetica su un'isola minore, come a Pantelleria stanno cercando di fare. Non c'è gara. Chi arrivi prima, l'importante è realizzarle, ovviamente. Anzi, il sindaco di Pantelleria, così come Gianni Silvestrini, che sta tanto lavorando su quell'isola, sono invitati e sarebbe un onore averli a Capraia. Si vuole ripartire per il 2022 sull'agricoltura. Ma che agricoltura? Qual è l'agricoltura di Capraia? Come diceva prima la sindaca Marida Bessi, Capraia ha questi terreni ex colonia penale, usi civici, quindi proprietà collettive, date in concessione a aziende agricole e sono tutte biologiche. Il comune sta muovendo, e siamo molto avanti con questa procedura, per il primo distretto biologico. Ma avete idea cosa vuol dire? Chiedo le slide. Grazie. Cosa vuol dire fare agricoltura a Capraia? Vuol dire... Ce l'ho? No? Arriverà? Agricoltura eroica, cioè un'agricoltura difficile, un'agricoltura, eccola qua, promossa da imprenditori agricoli che coltivano e producono in zone molto disagiate. Agricoltura eroica non è un'invenzione mia come termine, esiste anche per il Ministero dell'Agricoltura, ma mantenere questa realtà è estremamente difficile, e poi Alice Bollani e Carlo Mazzerro ce lo racconteranno. La meccanizzazione, siamo nella grande fiera della meccanizzazione agricola. La meccanizzazione agricola su terrazzamenti è veramente difficile ed è una sfida anche questo, ed è un presidio ambientale di enorme valore. Capraia, quindi, vogliamo tutte le aziende a regime biologico, terre collettive, primo distretto, e si cerca di lavorare seguendo i temi dell'economia circolare e del rispetto della salvaguardia del suolo e dell'acqua. Chiudo per dare la parola a Alice Bollani, per dire che siamo già in contatto appunto con l'Egadi, con Pantelleria, con l'isola di Gorgona, con le realtà individuate dal Legambiente, e speriamo di riuscire a costruire un Capraia 2022 insieme a tutti voi. Speriamo di avere degli sponsor che ci permettano di realizzare questo, e con questo, dandovi quindi l'idea del futuro del 2022, io lascio il microfono a Alice Bollani, che ringrazio di essere venuta, proprietaria dell'azienda, no, niente mascherina per parlare, io me la rimetto io. Vieni, no, vieni, hai un altro microfono sterilizzato, sì. Che ci parlerà della piana ai 10 minuti, io spero di non essermi dilungata troppo. No, grazie. Ma figurati. Anzi, beh, innanzitutto è un piacere essere qui, perché dopo 2 anni di clausura essere in fiera per me è quasi un piacere. In più siamo in un ambiente di un respiro internazionale, direi, e riuscire a portare una realtà come Capraia in una situazione come questa credo che già sia un obiettivo raggiunto, perché parlare di un territorio piccolo, poco conosciuto, e di un'azienda come la mia, che veramente in un panorama enologico italiano è una pulcetta, è un successo. L'agricoltura eroica, cioè è bellissimo parlare di agricoltura eroica, poi tutti noi lo facciamo
penso lo possiate immaginare, non per un ritorno economico, ma è nato tutto da una passione per un territorio. Come Sofia, io frequento l'isola da quando ho 6 mesi, perché mio padre ha questa passione, e Capraia ti colpisce allo stomaco, quindi una volta che ti è entrata non riesci più a togliertela, no? Si parla di nostalgia, si parla di voler comunicare un territorio a chi non lo conosce e si parla di voler riuscire a veicolare la straordinaria bellezza di questo territorio. Io attraverso un bicchiere di vino, c'è chi lo fa attraverso un formaggio, c'è chi lo fa attraverso il miele, c'è chi lo fa attraverso un messaggio come Sofia. Naturalmente siamo supportati dal comune, siamo supportati dal parco, siamo supportati da un sacco di persone che ci aiutano in questo, perché da soli non potremmo farlo. Quando si parla di sostenibilità, l'azienda naturalmente è nata con un piccolo appezzamento all'interno del parco naturale, quindi è nata biologica da subito, dal 2000, quando abbiamo iniziato. Siamo arrivati a quasi 5 ettari, quest'anno impianteremo... Quest'anno impianteremo un altro quasi ettaro di vigneto. Noi facciamo produzione, siamo sulle 16.000 bottiglie, vorremmo arrivare a 20.000, e siamo riusciti a ristrutturare la cantina all'interno dell'ex carcere che era agricolo, che è stato sull'isola fino al 1986. L'uso civico ci ha permesso di ottenere terreni e questo stabile e poter lavorare chiudendo il nostro processo sull'isola. Questo significa per noi non dover più mandare via l'uva con i camion frigo che andava all'Elba e veniva vinificata, quindi poter seguire tutto il circuito, e sicuramente è più sostenibile, nel senso noi riusciamo ad attivare anche delle buone pratiche come il riutilizzo delle vinacce, quindi gli scarti, diciamo, di vinificazione, come fertilizzante per il vigneto, che prima altrimenti andavano giustamente disperse perché rimanevano sull'Elba. Le nostre buone pratiche sono sicuramente da migliorare, questo è poco ma sicuro, come tutti. Vabbè, questo è il nostro tunnel dell'appassimento del passito, volevo arrivare ai terrazzamenti. Allora, le nostre buone pratiche sono sicuramente da migliorare, però... ci stiamo sforzando con piccoli gesti quotidiani, quindi riutilizzare tutta la legatura biodegradabile, riutilizzare i ganci per fermare i fili biodegradabili, che sono piccoli passi che però se uno non ci pensa possono fare la differenza. Noi recuperiamo tutte le acque piovane attraverso delle cisterne che erano del carcere, che adesso in questo momento le stanno restaurando attraverso il PIT, quindi il progetto che ci ha coinvolto, e che questo ci darà l'opportunità sia di dare i trattamenti, quindi poter utilizzare l'acqua per dare i trattamenti del biologico, sia poter mettere nelle terrazze che soffrono di più, che sono quelle finali, un goccia a goccia, quindi una piccola irrigazione per poter comunque avere una produzione maggiore. Naturalmente abbiamo un sacco di vincoli, essendo su un'isola che comunque è parco, che noi giustamente rispettiamo e riteniamo anche molto corretti, perché non va snaturata. Cioè bisogna avere molta attenzione a inserirsi all'interno di un contesto come Capraia. Bisogna entrare in punta di piedi, bisogna non volere il risultato immediato, ma riuscire a portare pazienza, perché in agricoltura ci vuole pazienza. Il risultato arriverà, migliorarsi sempre e non cercare di... non cercare di omologarsi, diciamo, a quelli che sono i dati e le produzioni dei miei colleghi che ad esempio abitano in Toscana, no? Io ho delle rese molto più basse, ho delle difficoltà che sono differenti, però poi ho un prodotto che sicuramente ha una sua identità. Adesso con Sofia stiamo lavorando, perché anche la cantina, naturalmente adesso siamo partiti con una piccola ristrutturazione, la cantina ad oggi non ha ad esempio l'impianto fognario, quindi abbiamo, diciamo, un sistema di fitodepurazione, che ci siamo, diciamo, fatti da soli con l'aiuto di tecnici perché non siamo collegati alla rete. Per l'elettricità vediamo se riusciremo a procedere con i pannelli solari, di modo che da ottimizzare anche queste buone pratiche, e quindi diciamo che siamo in evoluzione. Siamo presenti sul territorio da 20 anni, ma siamo ancora giovani, perché comunque siamo partiti per primi, e quindi naturalmente adesso io sono molto contenta che il gruppo si stia ampliando, perché in questi contesti essere da soli a volte è un po' disarmante, perché ti sembra che il problema sia solamente tuo e non trovi il conforto in nessuno. Adesso stanno nascendo piccole attività con cui noi collaboriamo, e sentirsi un gruppo, ci sembra che il gruppo faccia forza, no? Quindi ci sembra di avere un pochino più di voce anche quando, no, si parla in questi contesti. Quindi io non parto solo della mia esperienza, ma sto parlando a nome di tutti i concessionari. Ringrazio per questa opportunità, perché penso ci stiano seguendo, quindi penso che siano contenti.
Noi produciamo, abbiamo deciso di impiantare tutti vitigni autoctoni perché non ci sembrava corretto o in linea con l'isola piantare degli internazionali, quindi vogliamo esprimere il territorio. Naturalmente si parla di Vermentino, di Ansonica, di Aleatico che è tipico dell'isola d'Elba e che noi abbiamo portato su Capraia, abbiamo un pochino di Sangiovese e il ciliegiolo. E facciamo quasi tutto a mano perché naturalmente su questi terrazzamenti è molto difficile, abbiamo un trattore piccolissimo, infatti ho mandato la foto, ho visto dei trattori qui che sono talmente grandi che credo non entrerebbero neanche in nave e l'ho mandata ai miei ragazzi che sono sull'isola, hanno detto comprane uno, ho detto certo lo compro subito. E quindi noi sulle terrazze più piccole lavoriamo a mano, la raccolta è manuale naturalmente, cerchiamo in cantina di essere molto rispettosi dell'uva perché sono anche dell'idea che meno l'uomo interviene sia in vigna che in cantina, più il territorio venga espresso. E questo credo che sia il filone che i vini stanno prendendo, cioè la linea che i vini stanno prendendo ora, no? Cercare di non essere omologati, ognuno ha le sue spigolature e le sue caratteristiche, però alla fine quando tu berrai il vino di Capraia, il vino di Gorgona o il vino diciamo del Giglio, riconoscerai un'impronta che è la mano del produttore, ma è soprattutto l'impronta del territorio. Non so se mi sono dilungata troppo. Grazie a voi dell'attenzione. Vi aspettiamo tutti. Vi aspettiamo presto. Questo va alla disinfezione. Scusate che dobbiamo lasciare la sala alle 11 precise, quindi siamo un po' stretti. Ma io adesso invito Carlo Mazzerbo, direttore appunto del carcere di Gorgona, l'ultimo carcere colonia. Non so se è ancora colonia penale, la casa di lavoro all'aperto è proprio carcere, che fa delle grandi cose su Gorgona e ovviamente le due isole si guardano, sono sorelle. A te la parola Carlo e grazie di essere qui. Grazie dell'invito innanzitutto perché a me fa piacere parlare di carcere in situazioni diverse dalle solite, perché è importante parlare di pena, di giustizia e quindi di dell'esecuzione della pena, perché è un problema che riguarda un po' tutti, non soltanto noi operatori. Noi siamo rimasti l'ultima isola, prima c'era Capraia, c'era Pianosa, la Sinara, sono nate così come Gorgona perché erano luoghi abbandonati, dove a Capraia c'era una piccola comunità, in molte non c'era nessuno, quindi era un modo per riutilizzare queste isole proprio perché avevano delle caratteristiche, difendevano, cioè escludevano, limitavano le possibilità di fuga e c'era lavoro per tutti. L'agricoltura ha sempre costituito l'attività principale dei detenuti, era un'attività tradizionale che serviva fondamentalmente per soddisfare i bisogni proprio di mangiare tutti i giorni, perché dopo la guerra o prima della guerra chi ci ha lavorato questo ci raccontava e quindi erano metodi molto tradizionali, però la particolarità che si è conservata nel tempo, quantomeno sempre a Gorgona, è stata quella di un regime aperto, cioè dove tutti i detenuti uscivano la mattina, andavano a lavorare sotto ovviamente la sorveglianza del personale. Io sono arrivato nell'89 a Gorgona, era un mondo completamente diverso dalle solite strutture penitenziarie e sono rimasto affascinato ovviamente dall'isola, dalla bellezza dell'isola e dalle potenzialità dell'isola e soprattutto anche perché era un posto dove effettivamente si poteva applicare la legge, dalla Costituzione che prevede appunto che le pene hanno una funzione di rieducazione e quindi di abbattimento della recidiva e di tutto l'ordinamento. E quindi ho visto un luogo dove c'era il lavoro, c'era il rispetto dei diritti fondamentali, dalla salute a quello più semplice di mangiare tutti insieme, cosa che non avviene nelle carceri, con le stanze dignitose, eccetera, eccetera. È un'esperienza che doveva limitarsi in 2 anni, per 2 anni è durata 15 anni. E chiaramente abbiamo fatto molto, ma soprattutto si è cercato di lavorare, questo è stato qualcosa che mi ha colpito e mi ha convinto poco dopo, sul concetto di comunità, cioè riuscire a fare di quest'isola un luogo sì dove c'erano come dire lavoro, c'erano tutte una serie di condizioni favorevoli, però quello che poteva incidere di più era considerarsi tutti una comunità, quindi dare a ognuno di tutti i detenuti parlo
un ruolo, un'importanza e un significato, no, della loro presenza, e quindi ognuno di loro aveva un compito ben preciso, e questo faceva di Gorgona una piccola comunità. Io spesso, nonostante gli anni, rimanevo colpito dal vedere un gruppo di persone in cui c'era la gente, c'era il comandante, c'erano i detenuti attorno a un posto, attorno a un trattone, tutti a discutere per cercare una soluzione. In quel momento non c'era una distinzione giuridica tra di loro, erano tutte persone impegnate a risolvere un problema che riguardava tutti, perché quando l'acqua mancava, mancava per tutti, se c'era un problema elettrico mancava per tutti, perché anche noi non siamo collegati, e quindi bisognava occuparsi di tutto. E questo ha inciso molto sulla qualità della pena, nel senso di capire, no, quello che vali e quello che puoi valere e come rivedere il tuo passato e i tuoi errori. Per cui Gorgona è rimasta un laboratorio fantastico da questo punto di vista, perché ha delle potenzialità non solo fisiche ma proprio concettuali che nessun altro posto può avere. Nel 2000 abbiamo iniziato una piccola rivoluzione, tra virgolette, perché abbiamo cominciato a fare rete col territorio, con la regione in particolare, ed è nato un bel progetto in cui si è ripreso il vigneto, perché anche Gorgona aveva tradizionalmente questa attività, l'uliveto, abbiamo piantato 1000 piante, erbe aromatiche, cercando di qualificare professionalmente i nostri detenuti, perché erano sempre meno coloro che avevano già un'esperienza in questo settore, e quindi la formazione professionale costituiva un aspetto molto importante, perché dare un lavoro era un primo obiettivo, che poi non basta dare solo il lavoro, perché c'è da lavorare anche sulle persone. E abbiamo cominciato veramente a ampliare le gite, quindi far conoscere questo posto. Nel 2013 c'è stato un anno di grande crisi, perché non c'erano più fondi, e quindi abbiamo dovuto abbandonare o ridurre fortemente molte attività, che da questo momento di crisi è riuscita poi si è trovata una soluzione ideale, cioè la presenza della prima azienda esterna. È arrivato Frescobaldi. Ora magari se facciamo scorrere, l'azienda Frescobaldi ha ripreso il vigneto, lo ha coltivato in maniera molto professionale, garantendo la formazione dei detenuti e soprattutto dando la possibilità per chi è fuori di lavorare anche nelle proprie aziende, e questo ha fatto sì che diversi detenuti, scontato la pena, hanno continuato a lavorare da liberi nei vigneti esterni, e per noi è fondamentale questo risultato. Ma nel 2015-2016 abbiamo iniziato a ragionare in maniera diversa, e poi nel 2018 e 2019 anche da noi si è costituito un centro di economia circolare, cioè dove abbiamo cominciato a capire che bisogna far rete in maniera intelligente con gli enti che ci possono aiutare, quindi gli enti pubblici, il parco, il comune, l'università, per fare proprio un discorso molto più completo. Quindi l'agricoltura sì, ma con tecniche nuove, recuperando l'acqua, facendo con l'università, stiamo lavorando a una banca di semi antichi orticoli che poi potremmo riprodurre e vendere sull'isola, l'energia elettrica, noi purtroppo ancora abbiamo il gasolio, abbiamo i gruppi elettrogeni, e finalmente nel 2022 vedremo il primo impianto grande, perché ce n'era uno che poi è stato abbandonato, non ha più funzionato, che produrrà una capacità che soddisferà metà dell'isola, e contiamo nel 2024 di riuscire a completare tutto il piano energetico, e quindi di essere autosufficienti e quindi usare il gruppo in maniera, diciamo, residuale. E questi sono i nostri orti, abbiamo il primo impianto della filtrazione delle isole, risale a prima del 2000, noi tutte le acque le riusciamo a recuperare e depurare in maniera naturale, e in più con l'ASA si sta replicando un modello che è stato realizzato in Grecia, per cui le acque depurate saranno ulteriormente depurate per poi essere utilizzate in agricoltura come fertirrigazione, e questo ci permetterà di recuperare ogni giorno dai 40 ai 50 mila litri, il che significa riuscire a ripulire tutta una serie di zone, magari se va avanti vede. E questo è il vigneto,
e questo è quello nuovo. Riusciremo a recuperare tanti terreni che nel tempo sono stati abbandonati per riportarli a ortaggi, perché vorremmo puntare appunto sulla qualità di orti e trasformazione dei prodotti, con un punto ristoro in cui le visite che abbiamo in 3 giorni a settimana consumeranno i nostri prodotti, cioè è questo l'obiettivo. Tutto questo lo vorremmo fare dando lavoro ai detenuti naturalmente, ma con l'aiuto di ditte esterne, perché noi come amministrazione penitenziaria non possiamo far tutto, non siamo imprenditori, quindi dobbiamo fare bene il nostro lavoro che già è molto delicato, e quindi la ricerca di soggetti che a Gorgona credono sull'isola, credono sul valore aggiunto che il carcere costituisce, quindi sul taglio sociale, e come l'azienda di Frescobaldi nel settore orticolo o della ristorazione possono, come dire, occupando i detenuti valorizzare queste attività di coltivazione. E questo ci auguriamo, perché questo significa rafforzare il concetto di isola, far sì che essa continui al di là poi di chi sarà il direttore piuttosto che il comandante degli agenti, ma è importante che territori così particolari, così belli dal punto di vista naturalistico e socialmente significativi abbiano poi un disegno di ampio respiro. Grazie, perché mi sembra il tempo è limitato. Grazie mille, grazie a Carlo Mazzerbo. Tra l'altro, come caratteristica, il fatto, se avete visto, è molto simile, ma voi avete ancora gli alberi. Capraia è stata deforestata, è rimasta solo la macchia mediterranea. Io vi faccio notare. E poi tra l'altro Carlo Mazzerbo ha anche recuperato edifici. Recentemente c'è una bellissima torre con l'orologio, se non sbaglio, che è stata recuperata. E abbiamo una serie di amici comuni come Camillo Palermo, dell'ASAC, e diciamo la collaborazione è la via principale. Abbiamo ancora non troppo tempo, chiamo e ringrazio di essere presente di sabato Sara Guerini di Novamont. Sara, grazie di essere presente, hai 5 minuti a questo punto. Volevo solo ricordare, sì, anche come passaggio, Novamont tra l'altro ha fondato, è tra i soci fondatori e anche l'ideatore della Resoil Foundation, non so se poi Sara ne parlerà, ma l'azienda La Piana di Capraia è candidata ad essere una delle Lighthouse Pharma, quindi aziende modello anche della fondazione. 5 minuti per Sara, e grazie davvero di essere qui con noi di sabato. Grazie mille per l'invito, è stato veramente molto interessante seguire il convegno. Io a questo punto preferisco raccontarvi un po' che cosa facciamo senza slide, per non perdere ulteriormente tempo. Novamont probabilmente la conoscete più che altro per i sacchettini biodegradabili che si trovano sul mercato. Noi siamo un'azienda che fa polimeri biodegradabili e compostabili, ma non solo. Io volevo parlarvi oggi di delle soluzioni per l'agricoltura in plastica biodegradabile e compostabile. Mi occupo da tempo dello sviluppo soprattutto delle pacciamature biodegradabili che sono sicuramente uno strumento interessante per gli agricoltori, soprattutto in contesti in cui il fine vita delle plastiche diventa problematico, quindi la raccolta e lo smaltimento. Già raccolta e smaltimento delle plastiche sono problematici da un punto di vista degli oneri della manodopera per raccoglierli e degli oneri per poi riuscire a recuperare questi materiali, a dare una seconda vita, che nel caso delle pacciamature nere di solito non viene fatto. Quindi questi materiali biodegradabili in suolo che hanno uno standard definito a livello europeo, e recentemente abbiamo anche è stato fatto anche un passaggio con la ISO, quindi c'è anche un ISO che definisce cosa sia la biodegradabilità in suolo. Questi materiali sono materiali che possono sostituire le plastiche tradizionali ed essere usate dagli agricoltori su una grande quantità di colture. Avete parlato tanto di viticoltura, le plastiche biodegradabili in suolo possono anche essere usate in viticoltura nei primi anni dell'impianto. Sono tecniche usate in alcune parti
del mondo e dell'Europa. In Francia, nel sud della Francia, si usano delle pacciamature tradizionali che non vengono più rimosse. Quindi i materiali biodegradabili in suolo danno questa possibilità, la possibilità, come vi dicevo, di non dover essere rimossi, o nel caso in cui si usino, vengano usati materiali nelle tecniche tradizionali non biodegradabili, che poi rimarranno nel suolo, sicuramente sono un elemento di sostenibilità. Recentemente è uscito un interessantissimo rapporto sull'uso delle plastiche in agricoltura in Europa, e i numeri sul fine vita e sulla gestione delle plastiche in agricoltura sono ancora dei numeri ancora approssimativi, le statistiche non sono così chiare, non abbiamo tutti i dati, ma soprattutto vediamo che buona parte dei fil neri per pacciamatura non sono recuperati, molti rimangono ancora in campo. Oltre a questi materiali, altri materiali che si possono usare in contesti di agricoltura, come quelle che avete raccontato questa mattina, che sono assolutamente affascinanti, assolutamente fondamentali per il recupero dell'ambiente, del suolo, e con uno scopo sociale fondamentale. Tutti elementi, poi farò un piccolo cenno sulla Fondazione ReSoil, sono appunto tutti quei legacci, i feromoni, gli erogatori di feromoni, piuttosto che eti, piuttosto che piccoli tunnel, cioè tutte quelle plastiche che decisamente sono più gravose da recuperare. Queste al momento possono essere sostituite con manufatti più sostenibili per l'ambiente, sicuramente con un rischio sulla dispersione ambientale molto molto minore. Novamont nella sua operatività e nel suo DNA è un'azienda che da sempre vuole coniugare la chimica con l'agricoltura e con l'ambiente. Quindi un altro esempio di un altro prodotto, un'altra soluzione che vi vorrei illustrare è l'acido pelargonico. L'acido pelargonico è uno dei prodotti delle nostre aziende, della nostra bioraffineria in particolare, ed è una molecola che può essere usata per il diserbo, per la spollonatura, ed è sicuramente una soluzione molto 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 interessante che stiamo iniziando a vedere che stiamo iniziando a sperimentare in alcuni contesti, anche di agricolture eroiche e difficili. Quindi diciamo che la famiglia delle soluzioni che proponiamo, sempre in un'ottica di integrazione degli elementi che vi dicevo prima e di bioeconomia circolare, sta crescendo, e sicuramente questi sono elementi che potrebbero essere presi in considerazione quando si parla di isole, quindi di ambiti in cui l'agricoltura è sicuramente più difficile, ma soprattutto dove smaltimento e impatto ambientale devono essere minimizzati. Vi saluto dicendovi che mi ha fatto piacere che Sofia abbia fatto vedere l'Atlante delle buone pratiche, perché anche Novamont ha partecipato, con una delle nostre soluzioni che è ancora in sviluppo, e sono delle retine che possono essere utilizzate per la coltivazione di mitili. Ci sono esempi di coltivazione adesso, di prove sia a Napoli e sia la cozza nera di Taranto. Quindi mi fa piacere, perché anche questo settore è un settore dove le plastiche possono non venire adeguatamente rimosse o possono disperdersi nell'ambiente, dove quindi è sempre interessante cercare soluzioni tecnologiche che possano diminuire questi impatti. Io spero di avere riassunto un po' gli elementi fondamentali che possono essere portati nei contesti di cui abbiamo discusso questa mattina, e ovviamente tramite Sofia siamo contattabili per vedere in realtà nelle singole aree come possiamo appunto intervenire e portare le nostre soluzioni. Vi ringrazio ancora
è davvero molto molto interessante. Grazie Sara, grazie di aver partecipato con noi. Ricordo anche i pescatori di Camogli che hanno sempre le vostre retine, sì. Ed è vero, è grande grande realtà le realtà di Novamont e le opportunità che hanno offerto con la ricerca e lo sviluppo in non solo alle aziende agricole ma adesso anche all'acquacultura di qualità, e se via via si sta arrivando all'acquacultura di precisione, non solo all'agricoltura di precisione. Abbiamo ancora pochi minuti, io lascio la parola anche per fare le conclusioni a Sebastiano Venneri. Sebastiano Venneri è stato tra l'altro il nostro eroico presidente del comitato scientifico della filiera ittica, perché lui è un esperto di mare. Sebastiano, hai circa 7-8 minuti per Sebastiano Venneri, Legambiente Nazionale, dirigente Legambiente Nazionale, hai pochi minuti per tirare anche le conclusioni. Mi scuso se ho parlato troppo all'inizio, purtroppo Capraia mi emoziona e tiro lungo. Grazie intanto a te di essere presente, anche a te di sabato e a chi ha partecipato, e io mi zittisco. Prego Sebastiano, e vai alle conclusioni. Grazie a voi dell'invito, mi sentite? Sì, perché c'ho un problema di videocamera, insomma spero di aver risolto. Grazie dell'invito. Io molto brevemente vi racconterò di un'esperienza che come Legambiente, in collaborazione con Unipol SAI, abbiamo portato avanti a Pantelleria a proposito di contesti eroici, contesti estremi e piccole isole. Pantelleria, per chi non la conosce, diciamo è una delle isole più meridionali del nostro paese, c'ha due riconoscimenti UNESCO, una è la vitea d'Alberello, l'altra è quello dei muretti a secco, e quindi hanno molto a che fare col tema dell'agricoltura. Del resto Pantelleria è un'isola di terra, è un territorio agrario e quindi come tale modellato dalla mano dell'uomo, che restituisce un paesaggio molto molto bello. Noi che cosa abbiamo fatto su quest'isola? Abbiamo lavorato per circa 6 mesi per realizzare un censimento del cosiddetto giardino pantesco. Cos'è il giardino pantesco? È un manufatto rurale di forma cilindrica. Adesso proverò a farvi vedere sull'altro mio schermo alcune foto del giardino pantesco, non so se la regia le può inquadrare, tanto per far capire ecco di che cosa stiamo parlando. È questa roba qui che contiene all'interno, pensate, un unico albero che generalmente è un albero d'agrume, un arancio, un limone. E questa è la squadra con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università di Palermo, il Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria e naturalmente gli amici di Unipol che ci hanno accompagnato in questa esperienza. A che serviva questo giardino, o uiardino come lo chiamano appunto a Pantelleria? Ogni dammuso, ogni abitazione rurale di Pantelleria si aveva accanto questo piccolo giardino chiuso, alto circa 4 metri, fatto con le pietre che si trovavano e che dovevano essere tolte peraltro per coltivare il campo, e quindi venivano utilizzate per proteggere un albero che l'agrume, come sapete, originava dalla Cina, quindi aveva bisogno di tutto un altro contesto dal punto di vista climatico. L'isola è molto ventosa, l'isola è molto esposta, è molto siccitosa, ovviamente, quindi veniva protetto e veniva sostanzialmente, insomma, qualcuno dice era una sorta di farmacia per gli abitanti di allora, perché naturalmente la vitamina C era prodotta dagli agrumi
era fondamentale. Ma l'albero d'agrume, appunto, c'ha bisogno di determinate caratteristiche dal punto di vista meteorologico che sull'isola non c'erano, aveva bisogno di acqua sostanzialmente e mal sopportava gli eventi meteorologici estremi, il vento, la siccità, eccetera. E in questo modo si riusciva a garantire la sopravvivenza di questa agrume, perché la condensazione notturna della rugiada, che a Pantelleria ha valori particolarmente alti per la presenza di questa umidità atmosferica, la limpidezza anche dell'aria che permette di accumulare durante il giorno sulle pietre nere laviche il calore che poi viene restituito durante la notte creando umidità, ecco, tutto ciò permette la sopravvivenza anche di un agrume a quelle latitudini, a quella. Ora, perché noi l'abbiamo studiato? Abbiamo, grazie appunto al lavoro della facoltà dell'Università di Palermo di Scienze Agrarie e Forestali, perché abbiamo tradotto in scienza quello che il sapere contadino per secoli aveva imparato dall'esperienza. Quindi il contadino aveva realizzato questa struttura, ma non perché sapesse ovviamente di microclima, di condensazione, di umidità e quant'altro, ma l'esperienza gli aveva dettato appunto quelle tecniche costruttive. Noi abbiamo, l'Università di Palermo ha tradotto in scienza il sapere rurale ed è stato utile. Perché appunto c'è qualcuno che dice la tradizione non è culto delle ceneri ma è custodia del fuoco, ecco, noi volevamo in qualche modo fare tesoro della tradizione per fare un passo in avanti rispetto a un territorio estremo dove ovviamente anche queste tecniche agricole permettono di fare i conti con quelle che sono i cambiamenti climatici in atto in questo momento. Pantelleria proprio un paio di mesi fa è stata teatro di un evento meteoclimatico estremo, perché come tutte le isole, come tutte le zone costiere, ovviamente è più esposta a questo tipo di situazioni, ed è paradossale per certi versi che proprio una realtà insulare che ha fatto i conti per secoli con con gli eventi meteoclimatici estremi debba sopportare ancora adesso, diciamo, gli effetti di queste situazioni. Pantelleria è l'isola resiliente per antonomasia, insomma, diciamo che è stata resiliente prima ancora che il termine resilienza venisse probabilmente inventato, è stata resiliente da sempre, e in una sorta di preview per noi ci dice che cosa può accadere e che cosa bisogna fare per fronteggiare, per adeguarsi a quello che sarà il cambiamento climatico in atto nel nostro paese. Quindi abbiamo censito sostanzialmente tutti gli oltre 400 giardini panteschi, li abbiamo fotografati, li abbiamo georeferenziati, li abbiamo descritti, ne abbiamo individuato lo stato di conservazione, la proprietà e quant'altro, abbiamo realizzato questo prodotto che è appunto il vademecum del giardino pantesco, dove trovate tutte le informazioni relative ai giardini. Ora, questo lavoro naturalmente non deve rimanere fino a se stesso, stiamo lavorando col parco per fare che cosa? Per innestare sul lavoro fatto una possibilità di utilizzo, di fruizione di questi giardini. E qui ecco, vengo anche, diciamo, a chiudere. Perché? Perché insomma le isole da un lato sono un territorio straordinario perché è confinato, è limitato e quindi gli effetti e i fenomeni che si svolgono su quelle isole sono facilmente misurabili e traducibili in atti concreti. L'obiettivo nostro era non solo censire e quindi avere un lavoro, come dire, di censimento archivistico del manufatto dei giardini panteschi, che tanto ci può dire ancora adesso sulle modalità di utilizzo del territorio agricolo a quelle latitudini, ma anche di tradurlo in un prodotto turistico. Io
confido molto nella forza degli itinerari, proprio per dare al turista che arriva a Pantelleria un prodotto turistico in più, e quindi una serie di escursioni, di passeggiate, toccando i più significativi, i più importanti, i meglio conservati, i più caratteristici giardini panteschi, in una serie di itinerari che ti consentono di allungare di mezza giornata, di una giornata, il tuo soggiorno a Pantelleria facendo una passeggiata attraverso i giardini panteschi. Ecco, questo è stato un po' l'obiettivo che noi ci siamo dati e che abbiamo voluto offrire all'isola di Pantelleria, un'isola sulla quale noi stiamo lavorando proprio anche con Novamont. Peraltro la vicenda dell'acido pelargonico è uno dei Pantelleria è uno dei teatri sul quale si sta sperimentando quel prodotto e quella tecnica agricola, proprio perché pensiamo che un'isola che ha tanto passato ci può insegnare qualcosa anche per il futuro, non solo delle isole minori, ma anche del resto dell'agricoltura, della buona agricoltura nel nostro paese. Non so se grazie, ho soddisfatto. No, stupendo, altro che soddisfatto. Richieste, Sofia, vi saluto con affetto. Grazie, grazie Sebastiano. Grazie a tutti gli intervenuti. Direi che le tradizioni non sono cenere ma sono fuoco che arde, una massima splendida, con cui ringrazio la sindaca Marida Bessi che ci ha seguito per tutto il tempo, gli intervenuti e i partecipanti nello streaming. Mi scuso con chi sta arrivando adesso che siamo un po' in ritardo. Grazie a tutti e buona giornata.